Ho deciso di continuare il mio percorso di studi in lettere classiche per poter diventare un insegnante, ma soprattutto perché ritengo di avere ancora molto da imparare da persone che, come noi, solo molti secoli fa, hanno vissuto le nostre stesse sensazioni e le nostre stesse emozioni, e per questo ritengo che abbiano ancora molto da insegnarci. Ho deciso di proseguire gli studi in lettere per due ragioni. Perché fin da piccola ho sempre avuto la passione per la lettura e la scrittura e perché sono un'inguaribile curiosa. La filologia si è rivelata un'alleata più che valida, in grado di fornirmi gli strumenti utili ad approfondire la conoscenza dei testi e a interrogare, ma diciamo anche intervistare, gli autori classici. Infatti un giorno spero di mettere in pratica questa mia passione proprio nell'ambito del giornalismo o dell'editoria. Ho proseguito i miei studi in filologia moderna all'Università d'Annunzio perché mi sono trovata molto bene alla triennale ed ho trovato l'offerta formativa della magistrale corrispondente alle mie esigenze. Semplice, per amore. Quando ho iniziato ero solo attratto dall'archeologia. Poi, studiandola, me ne sono semplicemente innamorato. Qui a Chieti ho iniziato il percorso triennale e data l'entusiasmante realtà che ho trovato, non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano e relazionale, ho deciso di continuare gli studi magistrali. Qui a Chieti ho conosciuto questa realtà nuova, ricca non soltanto di arte e di cultura, di bellezza e di professionalità, ma anche di amicizia con i miei colleghi universitari, con la realtà associativa che ho incontrato. E devo dire che al termine di questo percorso spero di riportarmi nella mia carriera futura tutto quello che docenti e studenti mi hanno lasciato ed insegnato in questi anni insieme. Mi sono iscritta alla magistrale di beni culturali BASA, perché desideravo continuare la mia formazione in un ambiente in cui mi sentissi seguita, grazie a questo rapporto diretto con i docenti, i quali sono stati in questi due anni veramente dei meravigliosi maestri, non solo nel aiutarci a approfondire e ampliare le nostre conoscenze, ma anche ci hanno aiutato a capire quali fossero i nostri talenti, le nostre inclinazioni, pensando anche al futuro, quindi al lavoro, al mondo del lavoro.